Forza Italia ha preso atto mentre erano in corso i lavori l'aula della soluzione di Berlusconi e abbiamo accompagnato con un applauso e anche una standing ovation del nostro gruppo questa buona notizia. Una notizia buona ma anche un po' amara, perché sono passati anni di persecuzione giudiziaria, una nuova ennesima assoluzione totale per Berlusconi e per tutti gli imputati. Qual è la speranza? Che si ponga definitivamente fine all'utilizzo della magistratura come strumento di contrapposizione politica. Berlusconi ne è stato la più grande vittima in questo paese, noi non vogliamo che questo abbia più a ripetersi e abbiamo aperto una nuova fase fatta di garantismo e fatta di rapporto pacifico tra i poteri dello Stato. Questa decisione può incidere sulla accelerazione della riforma della giustizia, sulla separazione delle carriere? Ma vede, come vede, noi diciamo ci stiamo lavorando indipendentemente diciamo dalle vicende giudiziarie. Le vicende giudiziarie, ahimè, sono state per altri uno strumento diciamo per fare politica. La nostra politica garantista prescinde dalle vicende, già stava procedendo con forza, con determinazione su dei valori, su dei principi per noi irrinunciabili, quali il garantismo, e nei fatti concreti separazione della carriera, responsabilità anche civile dei magistrati, abrogazione dell'abuso d'ufficio, insomma tutte battaglie di garantismo su cui abbiamo già depositato disegni di legge, stiamo lavorando in commissione, stavo lavorando con i nostri membri della giustizia molto autorevoli, insomma andiamo avanti, io spero anche in un clima trasversale, qualche opposizione su questi temi c'è con noi e quindi che sia la volta buona per farcela. Siamo all'interno di una crisi ampia e profonda geopolitica che ci vuole qualcuno che prenda le redini per fare cessare questa tensione che sta salendo a livelli pericolosi. Ci sono dei sottomarini russi con armi nucleari nel Mar Baltico, a poche centinaia di chilometri dalle coste europee. Io credo che tutta questa escalation serve una de-escalation frutto di intelligenza politica e di nervi saldi.